L'Accademia di Belle Arti di Napoli è nata internazionale e mediterranea, è una delle grandi accademie storiche italiane, la quarta in ordine di fondazione, nel 1752 per opera di Carlo di Borbone, che l'aprì contemporaneamente l'Accademia del Disegno a Napoli e a Madrid. E da allora la sua storia è stata una storia ricca di grandi personaggi, di grandi artisti internazionali. Pensiamo che la prima scuola di scenografia, per esempio, si è aperta a Napoli nel 1815 con Antonio Niccolini, che tra l'altro è l'architetto del San Carlo ed è l'architetto a cui abbiamo dedicato il nostro teatro. Pensiamo che tra l'altro la prima scuola di paesaggio in Europa si è fondata qui grazie agli artisti della cosiddetta scuola di Posillipo e grazie a Petlot, che venne per primo a insegnare in Accademia nel 1824. Ricordiamo per esempio nell'età del naturalismo il grande rapporto con il vero, la presenza di Palizzi presidente, come potrete vedere in galleria, e la sua grande donazione nella sala Palizzi, e poi ancora la presenza di Domenico Morelli, di Altamura, di Dorsi, di grandi artisti che tra 8 e 900 e ancora nei primi anni 30 del 900 hanno segnato la storia dell'arte italiana. Centrale la posizione dell'Accademia, oggi è una grande accademia. Siamo nella sala dedicata alla pittura della prima metà dell'Ottocento. In questa sala diciamo che il fenomeno più importante è quello della scuola di Posillipo, di cui voi già sapete sicuramente qualche notizia. La scuola di Posillipo ebbe inizio con Petlot, di cui vedete alle mie spalle la veduta di Ischia. Petlot insegnò qui in Accademia dal 1824 e suo fu una presenza molto importante, perché cambiò tutta quella che era la veduta tradizionale napoletana, che era più vicina diciamo a una veduta come cartolina. La ripresa del paesaggio è presa come inquadratura, ci sono due alberi, poi viene la scena del campo, poi più in fondo arriva il viale, i personaggi, la montagna. Invece con Petlot cambia tutta la situazione e soprattutto Petlot cerca di esprimere attraverso le sue opere quello che il paesaggio suscita in noi nel vederlo. Quindi non è necessario prendere il paesaggio nella sua scena globale, come noi siamo abituati a vedere fino in fondo, ma tratti, il nostro sguardo quando ci troviamo davanti a un paesaggio si ferma su qualcosa, una pietra, un albero, una foglia, un fiore. Perché noi focalizziamo tutta la nostra attenzione su quello? Perché quell'elemento della natura ci ha colpito, ha una risonanza in noi. E se una risonanza in noi vuol dire che suscita in noi delle emozioni. E questo è una rivoluzione in questo senso. Quindi questo porterà a Napoli alla nascita, proprio voluta da Petlot e anche da tutta la scuola, della cosiddetta scuola di Posillipo, il cui più grande rappresentante sarà Giacinto Gigante, che credo voi abbiate sentito. Quindi il pittore incomincia a voler tradurre la natura, secondo una sua visione personale della natura, che poi è la visione anche dell'esistenza, perché non vacilla la visione della realtà dalla visione dell'esistenza. Quindi questo significa avere con il mondo circostante un impatto più immediato, più emotivo, più sentimentale e meno razionale. Napoli, marzo 1822. Così ho trascorso la giornata, come faccio da qualche tempo da quando sono qui, a ritrarre senza tregua questo spettacolo della natura che mi conquista e mi affascina e di cui cerco di afferrare il segreto. È Anton Smink Petlot, il giovane pittore olandese che sta per dare l'avvio alla scuola di Posillipo, la breve ma intensa stagione pittorica che a Napoli nella prima metà dell'Ottocento, in consonanza con la cultura europea, registra la nascita della nuova sensibilità romantica. Thank you.
Oggi mi son dato la pazza gioia dedicando tutto il mio tempo a queste incomparabili bellezze. Sia un bel dire, raccontare, dipingere, ma esse sono al di sopra di ogni descrizione. La spiaggia, il golfo, le insenature del mare, il Vesuvio, la città, i sobborghi, i castelli, le ville. Ho perdonato a tutti quelli che perdono la testa per questa città. E come si suol dire che colui al quale è apparso uno spettro non può più essere lieto, così si potrebbe dire al contrario che non sarà mai del tutto infelice chi può ritornare anche solo con il pensiero a Napoli. Eravamo all'inizio dell'estate, in uno di quei giorni in cui il golfo di Napoli, incorniciato di colline, di case bianche, di rocce coperte di viti rampicanti, a picco su un mare più azzurro del cielo, sembra una coppa color verde antico, spumeggiante, con le insenature e le coste ornate di festoni di edera e di fiori. Ogni mattina, appena l'aurora cominciava ad apparire, io andavo sotto un portico lungo la via del mare. Il sole si alzava dinanzi a me sul Vesuvio ed illuminava teneramente la catena dei Monti Lattari. L'azzurro del mare seminato di vele bianche, le isole di Capri, di Ischia, di Procida, il Capo Miseno. Fiori e frutti umidi di rugiada sono meno soavi e freschi che il paesaggio di Napoli uscito dalle ombre della notte. Ora che tutte queste spiagge e i promontori e le insenature e i golfi, isole e penisole, rocce e coste sabbiose, colline verdeggianti e dolci pascoli, campagne feconde, giardini di delizie, alberi rari, viti rampicanti, montagne perdute tra le nubi, pianure sempre ridenti e scoglie secche, e questo mare che tutto circonda con tanta varietà e in tanti modi diversi. Ora, dico che tutto questo è presente nel mio spirito. Ora soltanto, l'Odissea è per me una parola viva. Così si presentava Napoli agli occhi dei viaggiatori che già dal Settecento l'avevano scelta come tappa d'obbligo di ogni viaggio in Italia. Viaggio di istruzione e di piacere per tanti giovani aristocratici, intellettuali ed artisti europei. Attraverso l'Arco Felice scoprivano la magica suggestione dei luoghi virgiliani. Un paesaggio che gli scrittori latini e in special modo Virgilio, il cantore d'Enea, hanno adorato, scoprendovi una misura perfetta di equilibrio tra terra e mare, una sintesi incomparabile tra tenerezza e mistero. Superata poi la grotta di Posillipo, Napoli si mostrava in tutta la sua natura solare e mediterranea. A vivere l'incanto di questi luoghi vennero Montesquieu, Chateaubriand, l'abate di Senon, artefice del mirabile voyage pittoresque, ed ancora Goethe, Stendhal, Madame de Staël, Shelley, Walter Scott, Lamartine. Thank you.
Ma non è solo la bellezza del paesaggio a motivare l'interesse dei visitatori. C'è anche l'importanza ed il ruolo che Napoli aveva assunto dalla seconda metà del Settecento, sotto il regno dei Borboni. Tommaso io l'ho fatto. Ai visitatori stranieri di gusto meno esigente sono destinate le tavolette che riproducono i paesaggi convenzionali, le vedute caratteristiche, le eruzioni del Vesuvio. Queste gouache costituiscono dei veri e propri ricordi di viaggio. Negli anni a cavallo tra i due secoli, una folta schiera di pittori stranieri, soprattutto tedeschi, portava avanti a Napoli una ricerca sul tema del paesaggio non priva di alcuni accenti di novità rispetto alla tradizione del verutismo napoletano del 600 e del 700. Al seguito di Goethe viene il Tischbein, che va a dirigere l'Accademia di Belle Arti, e l'Aulico Ackert, invitato da Lord Hamilton, resta a Napoli ospite di corte per circa un trentennio, e qui, abbandonando a volte le paludate vesti di pittore di corte, si lascia prendere dal fascino delle gouache, delle quali può dirsi padre assai autorevole. Ma l'ambiente pittorico napoletano era anche stimolato dalla venuta e dai brevi soggiorni di pittori inglesi, francesi e di altre nazionalità. Thomas Jones, Rebel, Dahl lasciavano il segno di esperienze figurative di vario tipo, tutte però caratterizzate dal desiderio di aria e di luce, da quel ritorno alla natura che aveva avuto il suo primo sostenitore nel pensiero di Rousseau. Era quindi maturo il tempo per superare il freddo accademismo e per trasfondere sulla tela emozioni nuove, emozioni di linguaggio romantico. Tale compito sarà assunto da Pitrò, che si farà anche interprete dei gusti tutt'altro che grossolani della nuova classe dei committenti, la classe borghese e imprenditoriale, quasi sempre straniera, che si sostituisce al mecenatismo della corte, dei grandi ospiti stranieri e della nobiltà, quando più tristi vicende scuriscono il cielo del regno. Il giovane Pitrò era giunto a Napoli nel 1815 dalla lontana Arnheim, chiamato dal conte Gregorio Orlov, un illustre scrittore e mecenate russo, mentre un inglese sensibile e colto, Lord Napier, comincia a conoscerne e ad apprezzarne l'opera. Qui stabilisce la sua dimora, al vicoletto del Vasto, dove dà l'avvio a una scuola di paesaggio che offre una interpretazione nuova della natura. Attraverso le esperienze del periodo romano e quelle del primo periodo napoletano, l'artista, insoddisfatto del suo naturalismo rigorosamente documentario, si avvia verso quello che di lì a poco sarà il suo naturalismo lirico. Il boschetto Francavilla al Chiatamone, con il quale vince nel 1824 incontrastato il concorso per la cattedra di paesaggio alla Reale Accademia di Belle Arti, è l'opera che veramente apre, per il modo tutto nuovo di trattare il paesaggio, l'intensa e fortunata attività di Pitrò a Napoli, una veduta bella e nuovissima, già piena di vibrante sensibilità interpretativa. La nostra storia è soltanto all'inizio. Il terribile vulcano, la montagna di fuoco, bocca d'inferno in mezzo al paradiso. Nei primi decenni dell'Ottocento le eruzioni sono frequentissime e il Vesuvio costituisce un richiamo irresistibile per tutti quei visitatori che vengono a Napoli attratti dalle bellezze naturali e dalla fama della città. Thank you.
L'esperienza unica ed irripetibile di un vulcano ancora attivo in quegli anni in Europa è ancora più stimolata dai recentissimi scavi e dalle scoperte di Pompei ed Ercolano, le città sepolte nell'eruzione del 79 d.C. Gli scavi fecero puntare su Napoli l'interesse di tutta l'Europa ed ebbero una ripercussione pari, se non addirittura superiore, a quella che di lì a poco avrebbe avuto la scoperta di Miceli. Legata al grande movimento turistico, abbiamo visto nascere a Napoli intorno al 1830 una scuola di pittura che affronta il tema del paesaggio in modo assolutamente nuovo, la scuola di Posillipo. Intorno a Pitolò, professore ordinario di paesaggio alla Reale Accademia, si muove tutto il nucleo originario della scuola. Vi sono Gigante, Carelli, Vianelli, Smargiassi e tutti gli altri. Il maestro li educa allo studio en plein air. Tra le vecchie mura dell'Accademia si respira un'aria nuova. È l'aria degli studi dal vero, dei rapidi schizzi, degli abbozzi che tanto spesso Pitolò prendeva qua e là durante le sue lunghe passeggiate e le frequenti escursioni nei dintorni di Napoli, o nei suoi viaggi a Ischia, a Sorrento, a Gragnano, a Baia. Era la ricerca di vedute nuove, di scorci desueti, non convenzionali. Assai spesso si trattava di opere completamente finite, quasi mai, specialmente nel periodo della sua maturità artistica, Pitolò usava dipingere un'opera a freddo, nel chiuso di uno studio. D'altra parte, tavolette che dal formato così ridotto come le sue non richiedevano molto tempo di esecuzione e sempre più tendevano da un rapporto lirico con la natura, verso una semplificazione ed un'abbreviazione formale. Specialmente nelle opere della maturità il tratto si fa breve, essenziale, conciso. La pennellata è rapida, veloce, svirgola piccoli grumi di colore denso, corposo. È un nuovissimo e quasi magico effetto di pathos. È tutto un mondo di sensazioni nuove, di profonde emozioni. Impressioni, insomma, che facendosi manifesti attraverso l'ampia tessitura cromatico-atmosferica portano il Pitolò quasi ad essere un precursore dell'impressionismo. Il suo linguaggio pittorico si è fatto stupendo, non pesa più. Ma d'improvviso, come una scossa, un impeto nuovo e sconvolgente, le evanescenze scompaiono, il contrasto luce e ombra si fa netto, preciso. Il lirico equilibrio della veduta ancora si mantiene, ma è teso, precario. Sembra quasi che l'artista sia alla ricerca disperata di qualcosa. C'è come un tragico affanno, un sentimento doloroso. Mentre precedentemente la luce irrompeva con irruenza ed il colore era caldo e vivo, ora le tinte si fanno cupe e sofferte. È un momento di disperazione. L'artista appare quasi sconvolto. A mezzo gennaio mi è venuta una malattia di nervi che mi ha reso impossibile qualsiasi lavoro per tutto l'inverno. Una specie di ipocondria che mi faceva vedere tutto in colori foschi. L'inverno passato è stato molto cattivo qui e primavera quasi non abbiamo avuta. Così il passaggio dal freddo al caldo è stato quanto mai rapido. Ciò ha causato molte malattie. Le notizie pervenute da Genova sono rassicuranti e dunque da sperare che l'inverno prossimo si starà meglio. Ma il colera, nella calda estate dell'anno successivo, si diffonde a Napoli e Pitolò ne resta vittima. Muore il 22 agosto del 1837. La Napoli di Ferdinando II vive ormai, nonostante le apparenze, gli anni del suo lento inarrestabile declino. La vita a corte si è fatta più austera, i grandi fasti e gli splendori del Settecento sono oramai un ricordo. Il sovrano si sforza di rappresentare un volto del regno al passo con i tempi. I primi vapori entrano a far parte della flotta del regno e tra l'entusiasmo del popolo si inaugura la prima ferrovia in Italia, la Napoli-Portici.
Ma la decadenza del regno era già iniziata quando Ferdinando IV, tornato sul trono dopo il congresso di Vienna, era divenuto Ferdinando I, re del regno delle Due Sicilie. Né precedentemente il generoso impegno e l'opera di Gioacchino Murat erano valsi ad invertire tale tendenza. La breve parentesi murattiana, ricca di fermenti innovatori, aveva gettato il seme della libertà, seme raccolto dai patrioti del 1820, ma ancora una volta tale aspirazione venne soffocata nel sangue, come era già avvenuto per gli eroici repubblicani del 1799. Un lunghissimo elenco di martiri per la libertà. Dopo la morte di Pitelot, il segno e l'eredità culturale della scuola di Posillipo saranno rappresentate dalla decisa personalità di artista e dall'opera di Giacinto Gigante. Uomo di carattere schivo e riservato, amante della tranquillità e della pace, cercherà sempre di evitare i clamori cittadini e preferirà trascorrere giornate intere a studiare uno scorcio o una veduta. Ed è Sorrento il suo grande amore, il paese prediletto. Lì, sulle favolose coste dove cantano le sirene, si ritrovano artisti di fama internazionale, in cerca di quiete e di pace. Pittori come Silvestre Chedrin, che estasiato dall'incanto dei luoghi, vi dedicherà gran parte della sua arte. Poeti e scrittori come Byron e de Musset, che prendono soggiorno presso la pensione di Rosa la Magra e si recano in deferente pellegrinaggio a visitare la casa di Torquato Tasso. Lì per lui la natura ha un altro significato. Agisce da stimolo allo sviluppo della sua fantasia in relazione alla suggestione della veduta e alla ispirazione lirica che ne deriva. La tecnica dell'acquarello fu in lui veramente eccezionale. La sua abilità di mano ha qualcosa di prodigioso, in special modo quando si affida alla mezza tempera, quella maniera particolare che egli stesso perfezionò, dell'acquarello rialzato nei colori più chiari da piccoli tocchi di tempera. Quando nel 1848 la rivoluzione si diffonde per l'Europa, egli si rifugia a Sorrento e qui continua a dipingere, lontano dai clamori insurrezionali e dove anche l'eco degli avvenimenti della capitale arrivava molto attutita. La sua arte è giunta all'apice, gli impegni si fanno sempre più pressanti e le sue escursioni, le sue fughe, sempre più rare. La corte gli commissiona diverse opere e gli affida inoltre l'incarico di insegnare pittura alle principessine borboniche. La sua produzione migliore, di più alto livello artistico, resta però quella dei suoi acquerelli, di quei paesaggi solitari, chiari e tranquilli, i fiori, i cespugli, gli alberi, le rocce. Ogni elemento della natura vi trova posto e il colore è sempre reale, vivace. Pitelot e Gigante rappresentano l'apogeo della scuola di Posillipo. Morto il primo e isolatosi il secondo, pur restando gli altri come Duclair, Carelli, Smargiassi, Fergola, Franceschini, con alcune manifestazioni artistiche di rilievo,
Intorno agli anni 1850-1855, la vicenda della scuola può dirsi conclusa. Da allora molto tempo è passato e la distanza storica è tutta leggibile nel tessuto urbano e paesaggistico della città. Thank you.
Quel che è certo è che le opere dei posilipisti tutte insieme rappresentano un commosso omaggio alla natura meravigliosa del Golfo di Napoli. Alessandro Dumas scriverà nel suo Impression du Voyage a proposito delle bellezze del Golfo: in verità vedevo davanti a me, intorno a me, cose tanto meravigliose che è impossibile descriverle, e davanti alle quali persino il pennello, grande traduttore dei ricordi umani, non ha più alcun potere. Ma i posilipisti a volte vi erano riusciti. Si vuole solo sperare che intelligenza e sensibilità possano un giorno impedirci di dover dire di aver conosciuto le bellezze del Golfo solo attraverso le vedute della scuola di Posillipo. Thank you.